Buonasera, siamo qui con Cruciani e affronteremo un tema, diceva ieri Cazzullo, più divertente di quello di ieri. <ride> e due parole solo per, in... per chi non c'è, le altre volte per spiegare dove siamo, che cosa stiamo facendo e dove stiamo andando. Nel senso che i Pirati della Bellezza è alla seconda edizione, Pirati della Bellezza deriva da, da un fatto accidentale, nel senso che il nome... Deriva dal fatto che quando facemmo il Festival degli Etruschi, insomma, mi fu spiegato che eh, gli Etruschi erano considerati pirati, perché le cose che vedete nei musei spesso non sono etrusche, ma sono, oh, sono oggetti rubati alle navi greche. Per cui la professoressa mi spiegava questa cosa, perché, perché mi, mi stava eh, informando su, su chi eravamo stati, e a quel punto mi è venuto in mente: i pirati della bellezza siamo noi, siamo il nostro popolo. E diciamo, questo è l'involucro. L'altro anno avevamo dedicato il festival alla Calo, alla grande artista eh, latinoamericana. Io ho un rapporto con l'America Latina insomma, da un po' di anni. Quest'anno l'abbiamo dedicato. da vecchio comunista? Come da vecchio comunista. Specifichiamo? E, e quest'anno l'abbiamo infatti dedicato non a un comunista, ma a un grande rivoluzionario che si chiama José Martí. Cos'è Martì È un gigante da tutti i punti di vista, io l'ho riscoperto da ragazzini, dicevamo perché c'è Fidel Castro, c'è Guevara e prima però c'è stato Cos'è Martì ma non sapevamo assolutamente chi era, nel senso non avevamo per niente l'idea chiara, era un nome che veniva citato così. Ultimamente ho riscoperto Guantanamera, che è una delle canzoni mondiali più importanti che esista. Ci sono le versioni che vanno dai grandi cantanti cubani a John e anche qualche italiano che la, 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 qualcuno l'ha fatta anche male. E le, I versi di Guantanamera sono di José Martino. Se vi capita, non ce l'ho appresso. E, anzi, ce l'ho qui. Scusate un attimo. Che fa allora, eh, sono presi da questo libro qui che sono versi semplici di José Martí che è un bilancio di vita di un rivoluzionario vero. Tu e... sei l'anti posso dire una cosa? Sei l'anti TikTok. Sì. <ride> cioè, mentre il mondo va verso TikTok io tu hai però... il cartaceo, è meraviglioso tutto questo no, non era... comunque se, se lo comprate e lo leggete capite perché uno poi è affascinato da uno come Cosè Martì che era anche un filosofo, era anche uno scrittore, era un giornalista tra le altre cose io ho quasi finito, eh, il festival si sta mettendo a fuoco per andare verso un festival dei diritti e quest'anno è dedicato ai diritti per varie ragioni, per quello che succede nel mondo, per quello che succede in Italia e per quello che succede anche a Viterbo l'ispirazione è, è, è nata dal fatto, dall'intervista che ho fatto con Piato Grasso a Bagno Reggio è venuta fuori un po' questa cosa e poi devo dire, lo ripeto, perché chi c'era le, le altre volte si, si risente di dire le stesse cose ma insomma chi non c'era non c'era dal fatto che è stato fatto il Lazio Pride qui per la prima volta è stato fatto il Lazio Pride nella città dei Papi e gli organizzatori non ce l'hanno molto chiaro che era successa questa cosa e la cosa più incredibile è che io stavo lavorando nel mio ufficio e mi arriva la foto del Lazio Pride di, di, di Daniele e Vedo che sono 4.000 persone, al che tutti gli appuntamenti rinviati? Dico, voglio andare a vedere, voglio sentire che cosa succede. È stata una cosa di grande emozione per noi, Viterbesi, Siamo, siamo l'ultima provincia del Lazio che ha fatto il Lazio Pride, tanto per essere chiari. Eh, stai dicendo che siete omofobi? No, omofobi no, ma un po' lenti sì. Spero, no, omofobi, eh, no, no, ma no, no. Uh, la caratteristica del nostro festival sono il libro sospeso, che si rifà alla tradizione napoletana del caffè sospeso, per cui le prime 50 persone possono prendere gratuitamente il libro. Ultima cosa, uno dei prossimi, vi segnalo uno dei prossimi appuntamenti che a cui teniamo molto, per varie ragioni, perché ci, diciamo, ci sarà eh, Pino Arlacchi, che è stato sottosegretario all'ONU, all e soprattutto... Il suo libro praticamente è un capo d'accusa contro Andreotti, se vi ricordate questo festival è iniziato intervistando i figli di Andreotti, è stato molto emozionante mh, intervistare i figli di Andreotti perché ricostruiremo il giorno in cui è stato rapito Moro, il giorno in cui Andreotti inaspettatamente si è sentito male, cioè aveva perfino i, senti, i sentimenti Andreotti, cosa che è difficile da, da ricostruire. E Arlacchi praticamente sarà un controcanto a quello che dicono i figli, perché giustamente i figli hanno difeso a spada tratta al padre, che è naturale, poi sapete tutto il dibattito che c'è sul processo che c'è stato a Palermo. Ultima cosa, un ringraziamento a chi ci ospita, Unindustria e Ance, che ci mettono a disposizione questo splendido spazio che è all'interno del, del gasificatore, come era lì, insomma dell'impianto del gas. Gasometro. Gasometro. E, e vedete la, for la forma che vedete è quella del gasometro i viterbesi se lo ricordano come era fatto e hanno praticamente restaurato un pezzo di, 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 di industria iniziamo con Samuele se dici tu parole tecniche e poi iniziamo subito grazie Carlo buonasera a tutti e saluto innanzitutto Giuseppe Cruciani e saluto anche chi ci segue in diretta sulla pagina Facebook di Tuscia Web e chi ci segue su Radio Radicale Ringraziamo gli sponsor privati che ci sostengono, sono tanti, non li nomineremo ma li potrete vedere scorrere alle nostre spalle. E grazie a loro è possibile il festival e grazie a loro è possibile anche l'iniziativa Un Libro Sospeso che ogni appuntamento regala 50 copie. Quelle di stasera sono state donate da DM Servizi per l'Ecologia di Viterbo. E ricordo che chi ha ricevuto il voucher può, può ritirare il suo libro a fine incontro al Banco Libri curato dalla Libreria Fernandez e A fine incontro Giuseppe Cruciani sarà a disposizione per alcune domande da parte vostra e per, il, per la firma dei libri. Allora Giuseppe, partiamo. Nudi arrivati. esce nel 2020, a breve uscirà anche un altro tuo libro a coppie, ne parleremo in seguito. Sì. Eh, su Nudi si parla praticamente sesso, il sesso degli italiani, tabù più o meno sdoganati, ti chiedo come, come nasce innanzitutto questo libro. Sono le classiche domande che te... eh, sì, sì. di apertura. E, boh, Ragazzi, non lo so come nasce il libro. Io mi rompo i coglioni a scrivere libri, per cui non nasce da... Una... Ne, non invito mai nessuno a comprarlo. Questo ha venduto perché c'è il mio culo in copertina. E perché è un libro che parla di sesso e dunque si vendono i libri un po' più leggeri rispetto al solito. Per me è una fatica enorme scrivere, però alla fine ho detto... Abbiamo fatto tante interviste sul sesso alla radio, mettiamole tutte insieme... Poi invece è stato un errore pure quello perché erano lunghissime da sbobinare. Allora poi ho sentito persone nuove alla fine è uscito fuori un tomo così, che è un po' una summa di tutte le follie che abbiamo fatto in questi anni alla radio. Che è stato un po' uno sdoganamento di tanti temi, no? che non si affrontavano mai in un momento della radio la sera dove c'è ancora un problema di minori, la radio generalista, non è un podcast dove tu online puoi sentire di tutto, no? Sull'FM hai un po' più di difficoltà. Per cui nasce, in realtà il libro nasce come la necessità di mettere per iscritto quello che, era, che è su YouTube, quello che puoi rintracciare online e poi metterci un po' di esperienze mie. Su una parte fondamentale di noi stessi che spesso tendiamo a nascondere, che è la nostra intimità, le nostre parti intime, i nostri sogni più sfrenati, le nostre, i nostri tabù. E io insomma, mi sono divertito questi anni a raccontare quelli degli altri, i miei. Creandomi dei problemi miei, innanzitutto personali, con i miei rapporti in più e poi soprattutto con, con perché, insomma, non è stato facile imporre questi temi e farli passare eh, la radio, Confindustria e altre cose, per cui è stato complicato. Poi alla fine ci siamo riusciti, poi ogni tanto ci sono delle scocciature. L'autority dei minori ci rimprovera, lettere, mail, telefonate di protesta, quando usiamo delle parole che protesta, poi sa che c'è internet, sì, lo, lo sanno, sì. sì, ma il problema è l'orario in un eh, momento vabbè, della no. radio generalista, non è tanto int, su internet, chiaramente non c'è controllo. Eh. Però è vero, un po' un'ipocrisia. Però, sai, non è che se ti devi difendere da qualcosa, ti devi difendere bene. Comunque, il, il um, libro nasce da questo, nasce da una mia esigenza di mettere per iscritto. Cioè non è che si voglia di farlo, non avevo, non avevo molta voglia di farlo, ma ha chiamato un giorno Elisabetta Sgarbi e mi ha detto, senti, ma io ascolto sempre due interviste di sesso alla radio, ogni tanto spengo perché mi scandalizzo, dite troppe parolacce, perché però non fai un libro in cui riscrivi tutto e reinventi? Ho fatto, guarda, non ho tempo, ho resistito due mesi, poi ho detto, vabbè lo faccio, l'ho fatto, ci ho messo troppo, poi per fortuna è arrivato il lockdown che mi ha permesso di diluire un po' di più e poi alla fine l'ho pubblicato e devo dire dopo un po' vendeva, ma, se, ma vende perché... Ha cioè, venduto, che poi in realtà ha venduto, sì, ha venduto perché mh, parla del, de, di quello che de, c'è dentro ognuno di noi, cioè dentro ognuno di noi ci sono delle parti nascoste, no? delle parti nascoste, delle parti che non vogliamo che si conoscano, che riguardano la nostra sessualità, i nostri istinti, i nostri bisogni e se vogliamo anche le nostre parti per, più perverse. Io ho cercato più o meno di raccontare quelle robe lì, le nostre parti, anche tu no? che sembri così adesso non sento. <ride> Sem semplice nelle tue domande eccetera avrai delle, delle tue sozzerie dentro che ogni tanto riesci a non, non magari ti freni oppure no non lo so questo non è adesso non è questo il tema però adesso quello che le, le parti un po più quelle che non vogliamo confessare nemmeno o forse soprattutto a chi ci sta accanto, perché poi la cosa è questa, noi spesso confessiamo le cose più incredibili a persone, ad amici o a conoscenti, ma la persona che abbiamo accanto non lo facciamo e questo per me è, un, è uno dei temi su cui ho discusso molto. A proposito di questo, alcuni eh. temi che vengono trattati nel libro, escort, gigolo scambisti, sì. tranze, dominatrici, ti chiedo, leggendolo a primo impatto, almeno secondo me, emerge però un concetto particolare che è quello della stabilità. Sì. Tutte le persone diciamo, che tu hai intervistato, che sono intervenute sì. all'interno del libro, facendo quello che fanno, trovano stabilità nella vita. P posso aggiungere una cosa? Mm, una, siccome ho fatto una piccola inchiesta tanti anni fa anch'io su Vero. questa cosa, ho capito che tu travalichi i paradigmi morali standard, ma poi te ne dai altri. Queste persone si danno altri paradigmi: eh, il poliamore, eh, è una... anche lì ci sono delle regole. Non, non c'è eh, nessuno sì, che certo. non ha nessuna regola. Quindi, quello, questo è, una, è un aspetto interessante. Però lui dice una cosa che in realtà è vera: che è questa: cioè. È un libro in cui si parla, anche quello prossimo, che sarà molto più corto, eccetera, che riguarda la vita di coppia. E in realtà è un libro che, che ha a che vedere con gli equilibri che ognuno di noi raggiunge nella vita sessuale, barra erotica, barra di coppia, no? che è questo. Cioè, ci sono tanti tipi di equilibri Io, infatti, per me non vanno bene tutti, anche la monogamia, che è oggettivamente qualcosa di innaturale oggi, cioè. Tanto se sì, io ve lo chiedo a voi, la maggior parte di voi dite: Io sono monogamo, ma non è vero, cioè, siete dei bugiardi clamorosi, ma perché lo dicono le statistiche, siete dei bugiardi. È evidente che qui il 90% di persone che sono qui sicuramente non sono monogame, o comunque sono, mh, tradiscono, o pensano di tradire, che è addirittura peggio ogni tanto di tradire. Vi posso dire una cosa, eh? anche perché la struttura familiare è innaturale totalmente. Però è servita, la, 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 serve alla società. Sì, diciamo. eh, ma per imporla ci sono stati frotte Vabbè, di, di, di intellettuali. Però vi racconto una cosa divertente. La cosa divertente è questa. Un giorno vado in un posto, non posso dire chi, se no si scoprirebbe facilmente la persona, il protagonista, e scopro che questa persona qua, nella sua pagina Twitter, eh, perché non, non le teneva per nascoste, tra risposte, eccetera, aveva una serie di siti di dominatrici di nominatrici, per chi non lo sapesse sono delle escort diciamo di un certo tipo che dominano l'uomo con vari metodi adesso non sto qui a, sp a specificare vista la platea magari non troppo perché eh, magari non è pronta a questo tipo di discussione <ride> ma vai a sapere tu no per dire cioè, allora, <ride> non corre la... limiti no ma lo dico per, per decenza perché alla fine so adattarmi alle situazioni allora questa persona qua evidentemente era poi anche vedendola così, immaginandomi eccetera, è una persona che si faceva dominare da una, da una donna, da una, da una escort, cioè da una. Allora, io a un certo punto ho affrontato l'argomento con questa persona qua e questa persona qua alla fine me l'ha confessato, mi ha detto e mi ha detto una cosa molto interessante, che è questa: io ho una vita familiare, sono sposato, ho una figlia, eccetera eccetera, però mh, due volte a settimana vado da una e Adesso ho detto in termini un po' così, mi faccio sodomizzare, mi faccio picchiare. Io ho fatto, scusa, questa cosa è straordinaria, ma la racconti? No. Eh, non vengo perché altrimenti la mia voce sarebbe riconoscibile e ovviamente non voglio problemi. Però questa cosa cosa ti crea? Mi crea equilibrio. Cioè dire, lui è un perfetto padre di famiglia, riesce a avere una vita familiare tranquilla, anche, anche per... perché... Il, eh, alcune parti del suo cervello che ragionano in, quel, in quell'altro modo, che hanno bisogno di quella cosa, vengono soddisfatte. Se quella parte non fosse soddisfatta, se quella parte di sé non fosse soddisfatta, sicuramente starebbe peggio e dunque si comporterebbe peggio anche nei confronti, anche nei confronti dei figli, o della moglie, o della compagna. Quello che è. ora sembra assurdo, ma è un po' la teoria di chi dice che la prostituzione. Favorisce la vita di coppia, non la aggrava e non la distrugge. Io sono abbastanza d'accordo. La prostituzione è una cosa che favorisce il, la vita di coppia, che prolunga la vita di coppia. Prostituzione maschile e femminile, ovviamente stiamo parlando soprattutto di prostituzione femminile, come ovvio. No? Cioè dire, l'esistenza di una prostituta come valvola di sfogo o comunque come motivo di in cui come possibilità per, per l'uomo, diciamo, che poi alla fine è quello. di di soddisfare alcune sue pulsioni, rappresenta un grande, una, 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 una grande benzina per la vita di coppia, è uno dei fondamenti della vita di coppia. Senza la prostituzione le coppie si sfaccerebbero molto più, più velocemente. Quindi è sei d'accordo alla legalizzazione? Il Vaticano legalizzazione. dovrebbe fare addirittura un grande elogio della prostituzione, invece purtroppo la condanna in virtù di una stratta idea che è quella del riscatto della donna e il fatto che la donna non può offrire il suo corpo, che è una stronzata che cozza con la realtà perché è evidente che il corpo è una commodity come qualsiasi altra cosa, cioè è uno strumento che noi possiamo utilizzare in qualsiasi modo. Avviene per lavori manuali, ma, ma anche per lavori in fondo tra un cervello e una Beh, adesso non posso usare parole così, eh. posso usare parole posso usare tra il cervello e la figa, che differenza c'è? <ride> no, ma io lo dico se... io ancora la vedo qualche vagine, differenza. Scusatemi. Cioè che differenza c'è concretamente? Cioè, il cervello ha Aziona delle cose, ma come la stessa, certe pulsioni avvengono anche a livello sottocutaneo, cioè a livello no, sotto se, no, il ma, cervello. No, se uno utilizza il cervello, fa un lavoro intellettuale. Invece cioè, fa un lo, lavoro. Lo, lo vendi lo stesso, fa un, lo vendi lo stesso. Alla fine è su, sempre su. quello. Adesso non voglio essere troppo mercantilista o no. troppo. Eh, oh, lì, lì, lì magari. Un, un paletto è che non paletti... deve essere libero di poterla scegliere quella persona eh. no, no te lo dico perché te l'hanno detto, te Ma detto è la mille volte è irrato, la tratta eh, la famosa è, tratta è, un cose. conto è roba di la, la donna borghese di, dei film francesi che sceglie a un certo punto la bella di notte eh, eccetera, eccetera che sceglie per sua, perché Come se sei li... antico, dovresti, dovresti fare l'esempio eh. di OnlyFans di adesso. Eh, è una enorme, eh, no, no, stiamo il... scherzando, però capisco bene qual è la cosa. Cioè, nel senso, ma quello io lo do per scontato, perché altrimenti è un problema di polizia, cioè il problema della tratta, a me non me ne frega niente. A me quelli che mi rimprovero una volta una, una deputata del PD con cui discutevo. Perché poi è successa pure questa cosa curiosa: che la prostituzione, chi vuole la legalizzazione della prostituzione è a destra ormai, anche se non la vogliono più, manco loro. E a sinistra invece c'è l'idea di eliminarlo o di punire il cliente, che è un'altra follia, c'è un ribaltamento, c'è stato. La, la sinistra era quella del progressismo, dunque no? dalla parte della, della libera scelta della donna. Invece no, adesso la prostituzione a sinistra è vista come oddio, la donna non può prostituirsi, ma, ho capito non può prostituirsi. Nel mondo ideale non ci sarebbero i ladri, non ci sarebbero. non che la prostituzione sia una ladra, ma insomma non ci sarebbe il, no? i furti, non la prostituzione c'è e ci sarà sempre, che vogliamo negare che ci sarà sempre, non, non può esistere un mondo ideale in cui non ci sarà la prostituzione, bisogna un po' regolarla e non, non, non pensare che sia no, una cosa. regolarla, farsi pagare le tasse, cercare di limitarla. No? tu, Giuseppe, nel libro scrivi, nel tuo capitolo Viva la prostituzione, abbasso l'ipocrisia! Dici che differenza c'è tra un massaggio e. Ma quello e è la cosa più clamorosa perché se tu ci pensi bene, i massaggiatori o le massaggiatrici sono dei professionisti, no? sono dei professionisti riconosciuti. In realtà massaggiano parti del corpo pure loro, ma la prostituta pure interviene su qualche parte del tuo corpo, no? Tu non sei abbezzo, Carlo, a queste cose qua. <ride> Ti hanno mai massaggiato. No, non lo so bene. Cioè tu sei uno di quelli che dice che non è mai andato a Soccole. Mai, mai. Mai è andata a Esco. Ragazzi, è tragedia. Non è vero, chiaramente, no, no, Non no, sarà no, vero. Eh, no, ma non è vero per, per una dico, questione ma, ma... di percentuale, capito? Ah. Eh, non sarà vero per quello che riguarda lui, ma se tu lo chiedi a chiunque di voi, tutti quanti dite no. Non è possibile, vabbè, è chiaramente no, falso no. perché, no, perché in, una, in un consesso normale su 10 persone almeno uno o due sicuramente sono andati, per cui se tanto mi dà tanto, eccetera. per cui sicuramente non è così, cioè, non riguarda te, non mi guarda. No, no, più. no io non ho problema, io se, se, se ci fosse andato te l'avrei detto, adesso non ti posso uscire accanto, vai. <ride> No, devi assolutamente. Eh, il, diciamo Kant dice che bisogna vedere gli altri come fini e non come mezzi, eh, eh, per cui questo taglia, io sono un Kantiano che ti devo fare. Cioè, eh, cioè, eh, cioè, cioè, non puoi utilizzare gli altri come strumenti. Eh, eh, devono, eh, allora, potrei andare con una prostituta se si instaura ah, un rapporto di... Perché tu sei di... contrario a, a, alla prostituzione proprio in nuce? Cioè in partenza perché non io, può io, io, io non la posso vedi utilizzare. sei un moralizzatore di sinistra no di non sei non un moralizzatore gra... no? sei un moralista no, di sinistra io sei sono che per la, la libertà assoluta sessuale no libertà quello s... è diverso sto eh, dicendo la io, prostituta la mia, per... la mia morale è, è questa no è ma differente. dico la prostituta come la vedi tu cioè la vedi come se è libera mh, possibilmente però perché comunque... sei francese come ti dicevo prima sì, però l'uomo che ci va utilizza l'utilizzazione sicuramente il famoso utilizzatore finale sicuramente dal punto di vista cantiano è fuori ma che c'entra Kant. Che c'è frega di Kant? A te frega niente a me, Sì. Che no, ma perché ti frega di Kant? Non perché? capisco perché ti frega di Kant. Che ti frega... Uno la vita si può occupare di Kant, cioè... sì. no, ma si può occupare come parametro di, 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 certo. di comportamento. cioè, tu certo ti compor... che... cerchi di, di comportarti eh, come sì, Kant, eh, no come Kant. Può darsi che Kant andava a camignota, ma <ride> <ride> che è probabile perché era uno spiritoso, era uno molto spiritoso. raccontava. Però bar... tu hai dei parametri cantiani di comportamento. Diciamo la, la mia morale non è cattolica, ma è kantiana. È kantiana. Oh, che tonta fa? Fai? Eh, no, ma, ma per carità, scusa, vabbè. tu non ti, no, no, non ti stupisci de, delle perversioni? No, beh, ma e poi st... dice, infatti è una perversione, bravo, una... l'hai detto da solo eh, una è una perversione. Ispirarsi a e Kant c... è una perversione. E tu capisci che uno gode molto di più a leggere Kant che certe cazzate che fanno altri Insomma, adesso gode di più con Kant, non lo so, <ride> <ride> può darsi, eh? No. Dove eravamo? Scusa, eravamo <ride> su sul massaggio, sul seri... ah, <ride> su, su cose Al massaggio, sul massaggio. No. Al massaggio, no, ma è serissima. Per cui. Allora, il massaggio, il massaggio è, è se tu insisti sulla coscia, insisti sull'interno coscia, sul, che ne so, sulla, sul tendine d'Achille, oppure su, su un pene, oppure su un culo, oppure eccetera, eccetera. Qual è la differenza? È il nostro tabù che ci fa pensare, che ci porta a pensare che una parte del nostro corpo ha, abbiamo, è diversa dall'altra. Cioè, un massaggio ha un... Cioè noi abbiamo quello che ti penso so dal, 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 dal coso, dai pantaloni, che ogni tanto se, se, se ancora sì. attivo, cioè è ancora cioè è un qualcosa che dobbiamo considerare come, come massaggiabile, come utilizzabile. Ma tutto non è sempre stato così. Ci sono culture per cui gli indios sarebbero... Esatto, oggi invece noi, ma anche perché la società si è organizzata su questo, e su questo bisogna riconoscere, la società si è organizzata, c'è cioè una bella riflessione che faceva, non mi ricordo chi. Che è questa? Se la società non si fosse organizzata sulla monogamia, sulla, eh, sulla, eh, in realtà sull'unione matrimoniale, sul, sul, sulla coppia e, su, e fondamentalmente sulla fedeltà o comunque su un qualcosa che riguarda sulla famiglia, ma fosse un mondo fatto di libertini, eh, poligami. Eccetera, eccetera, sarebbe un mondo in cui ci fosse, sicuramente c'erano più guerre, più litigi e più malattie, questo è Un sicuro. po' di moralismo. Per Ma no, no, no so, è così. So eh, voi obiettivamente... pensate ad un mondo tutto quanto fatto di libertini. Dove oggettivamente non è che tutti possono usare preservativi, cose, eh, c'è un miscuglio di un po' di, di, di tutto. In più un mondo in cui le relazioni possono essere poligame, con conflitti pazzeschi, dunque tra una, sarebbe un casino. Dunque, una società organizzata così sarebbe, porterebbe alla distruzione. La società contemporanea, al contrario di quella antica che hai citato tu, si è organizzata sulla monogamia, sulla famiglia e sulla stabilità dei rapporti. Poi all'interno di questo c'è un'enorme ipocrisia, quello che è evidente, però l'ipocrisia manda avanti tutto. Quello, non c'è niente da fare noi siamo un po' noi, io e altri, siamo un po' un'eccezione, anche noi abbiamo le nostre contraddizioni, però alla fine è così, cioè chi vive il mondo delle relazioni stabili è perché, la società, è perché alla fine la società si deve basare su questo, altrimenti sarebbe un disastro, senza relazioni stabili, matrimoni, monogamie, fedeltà, anche, anche se vuoi resistenza al tradimento, resistenza al libertinaggio, resistenza alle pulsioni, il mondo sarebbe una sarebbe abbandonato alla poligama. Bi, 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 diciamo bidirezionale eh. non no, è un poli... termine è sbagliato, capisco che per te questi termini sono un po' complicati, ma bidirezionale non esiste, non, non esiste, questa è bidirezionali no, no. sono altre cose. Forse questa non hai è capito. Le ferrovie no, 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 no. È che sia, sia maschile che femminile la poligamia. Okay. Ah, Io, per esempio, dici... sono d'accordo perché lui è bidirezionale in quel senso. L... Poi te lo spiego, è sempre Canta ah, ma ha fatto proprio una, una lezione sulla Su la bidirezionalità. Ma, sì, sulla sì, bidirezionalità e sulla poligamia. Io, per esempio, so, per la totale libertà, se uno vuole fare una famiglia con 10 donne e 10 uomini ma non è così, ma io non sono per questa cosa qua, non è vero io sono per la famiglia uomo-donna invece la famiglia 3 a 4 non esiste dai, non diciamo cazzate, la famiglia non esiste la famiglia è uomo-donna non la uomo o donna-donna, la famiglie allargate non esistono, almeno dal punto di vista legale non può esistere, dai, io sono per tutti i tipi di famiglie, uomo-uomo donna-donna, uomo-donna, però quello è 2, non 4-5, 4-5 è un'altra roba, Se è ma Gli famiglia, Stati Uniti eh, diciamo li tro cazzate. le trovi? Se vai. Ma no, ma le trovi non legali, le trovi nella vita così, di, di una comunità, d'accordo. Non lo possono cioè. fare formalmente perché è ma illegale. Meno male, cioè, ma meno male, che non lo possono fare. Adesso io faccio so, tutto, tra, ma... sono tutto tranne che bigotto, ma meno male non si può fare una famiglia in quattro, in cinque, sarebbe un casino inarrabile, Ma, dai. ma, non avevo, ma che c'entra? Una cosa è che di fatto poi può, può, può acc possa accadere, una cosa è che qualcuno lo debba... Ci agli... sono società che si sono strutturate, ma anche sì, erano ma, quale si società, so... società? ma, erano ma saranno società. distrutte queste società, saranno autodistrutte, poi... Nasceva gente assurda da miscugli strani, dai, adesso non. Io sono per la libertà, però, nella, nella realtà delle cose. Che una, mh, le famiglie sono fatte da due persone. Per me possono essere tranquillamente due uomini, due donne. Io sono per il matrimonio gay, sono per l'adozione gay. Sono per assolutamente molto più di gente che di sinistra. E però, due persone, non tre, quattro. Dai, poi le convivenze sono possibili. Ci sono, ci sono amici miei che conosco che vivono in tre, altre persone che vivono in quattro, in cinque, ma. Cioè, non, quelle non sono famiglie, dai. È sopportabile. C'è cioè, un mio amico, da... Massimiliano Parente, che dice che vivono in tre danni. Sì, siamo una famiglia. No, non siete una famiglia, vivete in tre. Poi scoprirete in tre, può darsi, pure, oppure no, non lo so, però non me ne frega niente di quell'aspetto. Però non siete una famiglia, no, siamo una famiglia. No, la famiglia è fatta da due persone. Cioè, dici... Sembro bigotto ma, no, 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 bigotto, ma non è bigotto. È la, non... La, la, la cosa che può essere sostenibile è, è quella che dici di fondo, la società forse non si terrebbe. Ma che poi siano famiglie o no, questo è un problema loro. Io sono laico, liberale. Eh, siamo arrivati a riconoscere giustamente le unioni civili o i matrimoni che è praticamente in un sacco di paesi, l'ultimo la Slovenia, un paesi dell'America Latina che prima non, nessuno lo poteva immaginare, e giustamente secondo me. Dopodiché non possiamo arrivare a riconoscere famiglie fatte da tre persone. Cioè, adesso, oggettivamente è una follia a cui non si arriverà, per fortuna. Cioè, perché mi guardi così strano? Perché diciamo. È S Sostenibile la ruota? hai come parametro Kant e pensi che una famiglia possa essere fatta da tre certo. persone? Chiedilo a Kant, che ti devo dire? Interroga Kant. Senti, Giuseppe, poi un altro argomento a cui viene dedicato ampio spazio è quello dello scambismo: mm. ha tante sfumature. È una storia a me che ha colpito particolarmente è quella che tu hai raccontato su Alan e Paola. Praticamente loro sono una coppia in cui lui. Prova del piacere accompagnando la, la compagna a fare sesso con altri uomini. Tu li hai anche accompagnati, ci racconti. Eh, sì, non ho fatto sesso con no. questi, almeno non ho scritto, però. Eh... <ride> c'ha dei limiti, c'ha dei limiti. È limitato, no, non l'ho scritto, però... non, non, non ho scritto, non l'ho fatto. Eh, però eh, sì, lo scambismo è un mondo variegato che appartiene a una minoranza della popolazione italiana. Questo va precisato perché altrimenti siamo al discorso di qui sopra. Eh, ed è una modalità in realtà abbastanza diciamo, con un numero crescente di persone. Poi bisogna distinguere tra gente che fa esperienze, gente che ha fantasie e che poi le mette in pratica per una volta, oppure quelli, diciamo, seriali, no? Strutturali. Strutturali significa sostanzialmente coppie organizzate sulle famose, quelle che in gergo vengono definite le coppie aperte. Ecco, le coppie aperte in Italia sono, tan, sono mh, qualche centinaia di migliaia di coppie aperte, diciamo, più o meno. Adesso non c'è una statistica ufficiale, però insomma ci sono vari siti, varie situazioni in cui si può fare più o meno, si può immaginare che possano essere 300-400 mila, forse qualcosa in più, cioè di quelle stabili cioè che hanno fatto dell'apertura della, della, dell mentale su questo tema una loro filosofia di vita. No? Io ne ho trattato a lungo perché chiaramente mi sono trovato di fronte al solito problema dell'equilibrio, cioè volevo capire... Il, il motivo per cui no, si, si, si potesse arrivare a una situazione di questo tipo, appunto con l'uomo che ha piacere a vedere la propria moglie posseduta da altri o al contrario, perché c'è anche il contrario ecco sono arrivato, non so se Kant su questo si è espresso adesso sto, no, sto, sto cercando un attimo. però eh, sono arrivato a una conclusione anche qua abbastanza banale, abbastanza semplice che al di là delle dinamiche che ci possono essere che sono le più varie, le gelosie che possono subentrare naturalmente eccetera e, mh, sono arrivato a una conclusione e poi ci sono situazioni. Le più... Uno pensa, se un uomo eh, vuole a piacere il fatto che una donna venga posseduta da un altro davanti a lui, uno dice una cosa del genere. Quando lo dico a Davide alla radio, dice: No, ma per carità di Dio, è una follia totale. Io non vorrei mai. La realtà è che poi è anche questa una fantasia che uno può covare. Non ci vedo nulla di strano, oggettivamente. Anzi, ehm, non, è una fantasia che uno può avere no? nel corso degli anni o anche all'inizio di un rapporto, non, non c'è una differenza da questo punto di vista, ma si tratta sempre di raggiungere un equilibrio. Quando a un certo punto tu hai una fantasia dentro di te e eh, hai il bisogno di realizzarla perché, perché ti senti bene con te stesso e ovviamente ti senti bene porta un vantaggio per la coppia. Ecco, io ho trovato nelle, nelle interviste che ho fatto a queste coppie che praticavano lo scambismo in maniera sistematica, che in realtà era un vantaggio per la coppia, cioè nella vita di ogni coppia, soprattutto quando passano degli anni, è evidente che la passione, poi ogni tanto mi chiama quello, ma io da vent'anni lo faccio sempre con mia moglie, e sto benissimo, perché in realtà è tutto legittimo, però oggettivamente vedere per vent'anni la stessa cosa è da maniaci sessuali, cioè, è un caso classico di, mani di maniaco sessuale. Gabi, infatti, all'interno del libro dice che il vero umanico sessuale è che è monogamo. Sgarbi, eh, io sono molto sgarbiano su questa cosa. qua Il monogamo è un manico sessuale. O comunque, chi, chi per vent'anni vede la stessa cosa davanti a sé fisicamente, che può essere cosa maschile o femminile, oggettivamente è un caso patologico, c'è una patologia lì. Poi, stacco. Sta tranne che uno non stia bene con se stesso, cioè io sto bene, eccetera, però oggettivamente, moltiss in moltissimi casi, c'è una voglia magari di fare altre cose che viene. Repressa per i motivi di cui parlavamo prima, oppure c'è il fatto che uno invece quella cosa lì la voglia mettere in pratica, ma non la mette in pratica perché per mille motivi, perché culturalmente non è pronto, perché, perché ha paura o perché pensa che il partner non sia pronto a, a fare questa cosa qui. E una, una piccola parte della popolazione italiana invece è sempre crescente, mette in pratica queste fantasie. Secondo me, raggiungendo un equilibrio che possiamo definire quasi perfetto, in cui la fantasia di ognuno si realizza e dunque sostanzialmente il rapporto se ne avvantaggia. Le coppie stabili da questo punto di vista, anche qui è un grande vantaggio per il matrimonio se vuoi. O per la, per la anche questo dovrebbe essere lo scambismo dovrebbe essere promosso dalla Chiesa Cattolica, anche questo so che dico una cosa molto, molto, molto strana, però alla fine è così, se volete. Cioè. Eh, non è blasfema come cosa, però è, è la realtà, cioè se i rapporti, cioè, il Vaticano vuole che non ci siano i divorzi, non ci siano eh, le separazioni, no? è contrario a queste cose qui, benissimo, eh, accetti e promuova lo scambismo come forma di, come forma di vita sessuale, adesso è un'esagerazione, non avverrà mai, però di fondo è così, cioè, questa roba qui aumenta, aumenta la stabilità della coppia, perché si raggiunge un equilibrio, perché ognuno ha una propria, ovviamente quando le due persone sono sulla stessa... Sulla stessa linea evidente, no? Poi, eh, cosa, no, non sempre è così, però, per questo lo scambismo è sempre più diffuso perché le persone hanno il coraggio di confessare al proprio partner le proprie fantasie e non c'è nulla di strano: non è che uno dice, 'Oddio, perché c'è questa fantasia? Sei un maiale, mi hai tradito, mi tradisci'. No, eliminare la parola tradimento e la parola possesso, che in fin dei conti, se Kant ci suggerisce qualcosa anche qui, il possesso e il tradimento fanno parte di una modo malsano di vivere il rapporto cioè il tradimento alla fine è il possesso, è alla base di tutte quelle cose orrende che leggiamo settimanalmente sui quotidiani online eccetera, no? Su Tuscia Web si è specializzato per esempio in, ucc in uccisione, ti sei risvegliato improvvisamente sì, no. l'ho fatto apposta cioè sì, essendo No, cronaca nera, eccetera, omicidi, cose di questo tipo che nascono spesso tra uomo non e donna. Solo da quello, ma insomma... Il possesso, da questa follia che è il possesso, non sempre, naturalmente, il, cioè il mio corpo, corpo della tua fidanzata, tu lo consideri tuo e non può essere toccato da nessun altro, non solo non può essere toccato, non può essere visto in alcuni casi e lei non si può permettere di darlo a nessun altro. Questa è alla base di molte cose che riguardano femminicidi, uccisioni. Ora, se uno invece si considera possesso e gelosia come qualcosa di, no, di, da eliminare, o comunque che si può, si può eliminare, si deve tendere a eliminare, allora tutto cambia e queste cose non esistono. Cioè, e, e ci sono meno problemi, se ci pensate bene, no? Tutte... Ma se fosse più complicata la, la, la struttura di la famiglia? Cosa che è, sta... La cosa è, è, è più complicata di, la, di come la sto mettendo, è evidente, no? Che... No, 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 Tutto... no ma di, di, se la famiglia fosse più complicata. Io credo che la, la famiglia sia una gabbia, assolutamente una mina vagante della società. Io penso esattamente il contrario di quello che pensi tu. No, ma questo... è esattamente una mina vagante. Mi ha detto due... canta, no? Ho detto Cante, no? Sempre Cante. Io sono coperto da Cante, quando mi frega. Credo che sia proprio una mina vagante. Anche le persone migliori che stanno tutta la vita insieme, a parte una coppia che io conosco, che adesso non cito che sono dei santi, ma come si fa? Ma le migliori persone possibili. Eh, tu tieni conto a me? ma hanno sposato due preti, non ha funzionato lo stesso. Uno era anche un rivoluzionario nicaragüense. non Perché funziona. Per, non, con non fu, con i preti. Era una battuta dopo, ah. e, l, l, nel senso, no, no, non può funzionare, è, proprio, è una struttura che è stata inventata culturalmente, che non è per niente naturale e che a te Tu dici che sostiene la società, io non sono molto convinto di questa cosa. Sì, ma è evidenza dei fatti, però non è che lo è dico io di perché mi sono inventato qualcosa. Se interroghi il 100% delle persone che stanno qua, almeno 90 sono o sposati o hanno una compagna fissa, eccetera. ma è... cioè, Non sto dicendo una cosa da Papa Francesco, al contrario, sono cioè, come avete sentito e come sapete magari eh, ma sono su posizioni molto sì. diverse. No, ma la, non è la conclusione, non è che per forza bisogna dire che la famiglia non conta un cazzo per essere rivoluzionari. Cioè, se uno dice la famiglia no, non diverso. conta un cazzo, è la della realtà è come dire lui ha i capelli biondi, no? Scusa, guarda, che c'è. È i diverso, biondi. è che non funziona, ma non è vero che non funziona eh. perché funziona nei fatti. Perché se, perché, perché no, ma divorzi. funziona anche nell'ipocrisia. Ma non c'entra niente quello. I divorzi, sono, I divorzi sono la maggiore, sono la prova che in realtà, è comunque il fatto è vero che c'è una diminuzione di, di matrimoni, però le persone stanno in coppia. Adesso, non sto parlando di matrimonio in quanto tale giuridico, nel senso cioè giuridicamente o diciamo eh, cristianamente, sto parlando della della coppia e del fatto di stare insieme in due. E questa roba qui nella società funziona, cioè, nell'ipocrisia spesso, e però l'ipocrisia porta avanti tante cose, e funziona nel, sostanzialmente nella monogamia e nella fedeltà. Ovviamente anche lì con varie, con varie ed eventuali, però se non fosse così di base sarebbe un disastro. Io sono convinto, sono convinto, pur sapendo che esistono tante altre cose, ma non è che sono convinto perché lo dico io, sono convinto perché lo vedo cioè non è, e lo vedi pure tu. Se non, se non, altrimenti, uno vive come una moneda e pensa che la vita deve organizzarsi che succede, Penso devo... che sia l'unica realtà possibile, ma non, va, non sarà l'unica, ma è quella che fonda la società. Ma non è una cosa cattolica. È una società cosa... in questo momento, in questo momento della storia. Eh, ho capito, però, eh, ho ecco, capito eh, ecco. esattamente eh, che ne ah, so sono convinto che I non era... è preciso c'avevano dei per esempio dei rapporti molto più liberi. I romani c'avevano Ma che c'è di greco e i romani? No, ho capito, mi dici che le sicure si inculavano in mezzo alla strada. Ma che vuol dire? Facevano le orge in 50? Io, bellissimo, per carità. Però. Non è che si può organizzare su questo la società, cioè sull'orge in 50. Ma è... quelle erano grandissimi, erano una grandi società. società. Ma il matrimonio eh, le cose, ma la mamma, il papà, eh, Sei la famiglia. Ma no, ma non è la. Sei datato ora e adesso, tu vedi? Non vedi che il, 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 ci sono state società totalmente organizzate Accetto, in maniera differente ma non è dubbio, part... Socrate, ma gli vogliamo c'era la moglie, ma c'era anche tanti ragazzini, eh, tante rag... ragazze. Ah, va benissimo, eh, eh. viva Socrate, ma assolutamente, so viva, so viva Socrate è però... quello che fa. Però poi alla fine, eh, sono finiti come sono finiti o no? No, Come sono finiti, siamo ancora eh, quelle quattro sì, cose che sappiamo. So, so perché ce l'hanno sì, in ma, greci. Ma le società non si possono organizzare su quella roba lì? Non eh, è te, evidente, ti vedo no. tetragono su questa cosa. Ma non è che sono tetragono, lo chiedi alla maggior parte delle persone dicono: Ho ragione. Ma, io, beh, ma forza, che... eh, 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 diciamo. Se uno dice una cosa che è più normale, la gente dice ma quella stai normale. Stai di dire delle cose normali, di diciamo, Sì, delle cose banali. <ride> è la prima volta che te capita. No, perché tu sei al contrario, poi non vai a mignotte eh, dici ma... di non essere mai andata a mignotte, però sei per la, allora, per la, per dire, la famiglia, un, diciamo. Ma è che. Eh, perché io sono figlio dell'umanismo, ragiono sulle cose. Tutto qui. Il, tutto quello che faccio. Ma, allora perché tu associ, perché tu associ da anti forse anticlarità, non lo so, da, eh, associ la famiglia ad una concezione cattolica. No, 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 è, la, è il fatto di 24 ore al giorno che stai con una persona che poi non hai. Quando poi ti, ti divorti. Ma divor sta 24 ore al giorno Ma non... no, <ride> vabbè. Vabbè <ride> se siete contenti tenete <ride> la famiglia vuole intervenire il signore Là? La sì, domanda? Tu hai fatto riferimento sì. al ah. popolo etrusco si un etrusco? No, no, è a rispondere. proposito, il, eh, bene, bene. Sì. Vabbè, adesso questa è una lezione sì, però... di storia che ci possiamo risparmiare. <ride> Sì, vabbè, è un altro, è un altro argomento. Oltretutto, il popolo io etrusco, sono etrusco, eh, sono molto etrusco. Io, eh, anche io sono di origine orvietana, eh, dunque sono di origine orvietana. Che volto il volto che etrusco. per esempio invece l'assist per me è ottimo perché le donne, sai benissimo che le donne etrusche erano molto libere, molto libere. Non lo sapevo. E, e le, donne le, le donne etrusche avevano anche molto potere e, 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 e nelle tombe c'è anche il nome delle donne che è, non era uso questa cosa. Diciamo la, è molto complessa la cosa molto complessa. torniamo alla realtà le, le donne truccine intervisti Carlo Pernat, nel, Carlo, Pernat. Carlo Pernat nel tuo libro sì. parlate di bordelli parlate di prostituzione lui sì. dice una cosa dicono che non è mai una scelta ma spesso lo è eh, cosa ne pensi su questa cosa e perché in vale. Italia poi la prostituzione rispetto a molti altri posti non viene legalizzata sì no la prostituzione in Italia non è che non è legalizzata la prostituzione è tollerata è tollerata ovviamente perché basta aprire il web, basta aprire qualsiasi cosa, la prostituzione puoi fare qualsiasi cosa, dunque diciamo non è legalizzata nel senso che volendo una prostituta paga anche le tasse attraverso dei sistemi fiscali, e, vabbè adesso stai... di fare qualche altra cosa? È inutile, sta, sì, no, è servizio alla persona, adesso non mi ricordo bene, chi vuole pagare le tasse le può pagare tranquillamente, ma la prostituzione oggi è talmente variegata... Che la, la legalizzazione as, avrebbe solamente un effetto, io sono ovviamente a favore, ma avrebbe l'effetto di, di creare imprenditoria che si occupa sostanzialmente di, di, di bordelli, di, di, di saune per uomini, no? Di saune per uomini, non, non credo perdono, ma di saune per uomini. E questa cosa qui non viene affrontata perché per ipocrisia. No, per ipocrisia. Non viene affrontata non più per la Chiesa Cattolica che non conta più nulla. Cioè non mai il Vaticano non è che sono là i Vescovi, l'accei, sì. Potrebbero dire qualcosa, ma in realtà non è più come un tempo. Non viene affrontata per pigrizia. Perché mettere, mettere mano su una cosa di questo tipo e dare la possibilità, come bisognerebbe fare a imprenditori italiani, di creare quello che creano eh, multinazionali tedesche che uno può pensare che siano il male come qualche cattolico amico mio o anche non cattolico. Multinazionali tedesche che aprono eh, saune per uomini a 10 km dal confine, cioè, tu fai come molti di voi sanno, anche se non lo dicono. Eh, se tu vai a, a Tarvisio, superi il confine dopo 10 dopo 3 km c'è uno dei più grandi bordelli del, de, europei, anzi forse il più grande. Questa roba qui è a 3 km dal confine italiano. È una follia totale il fatto che non sia possibile farlo 3 km dentro il confine italiano, con dei, dei vantaggi economici anche per noi. Invece, 3 km oltre si può fare. È chiaramente una cosa ridicola: il 95%-98% dei clienti sono italiani. I manager del posto sono italiani e però i soldi non vanno a loro, ma vanno i soldi veri, del, del, diciamo, del, economici, del business. Uno può dire si fa il business sulla figa, sì, d'accordo, benissimo. È un business che uno può considerare immorale ed è, ed è per questo che noi diciamo, non lo vogliamo fare, sia per, sia per questo sia per una forma di indolenza della politica. Io più volte ho provato a, con Salvini, tempo fa, poi ha abbandonato questa battaglia. a. A spingere su questa roba qui della legalizzazione. La legalizzazione significherebbe aprire a situazioni di questo tipo, cioè al controllo, per esempio, sanitario delle donne che stanno dentro i bordelli, che non è una cosa da trascurare, al fatto del pagamento delle tasse, al fatto che ci sia un lavoro riconosciuto perché è un lavoro che di fatto è così. Però, poi, alla fine non se ne fa nulla perché il Parlamento è al contrario. Le forze di sinistra sono incredibilmente virate, come abbiamo già detto, hanno virato su posizioni più conservatrici, secondo me, che è quello della punizione del cliente, dell'idea che la donna si debba riscattare e dunque. E poi sono, vengono superate dai fatti. Perché oggi assistiamo a che cosa? A un fenomeno incredibile, che è quello della prostituzione virtuale. Ormai la prostituzione, diciamo, quella reale, concreta, della carne, del contatto, c'è, ma è, secondo me, anche marginale. Oggi nel mondo. Che non è quello kantiano, ma è quello, <ride> ma è quello della virtuale del sesso, in cui le persone si abitano molto di più, eh, attendono molto di più alla, a consumare virtualmente, come è evidente dai dati. C'è questo fenomeno incredibile di OnlyFans che è un fenomeno nuovo e che è un fenomeno che porta una ragazza di 20, 25, 30 anni a vendersi, tra virgolette, senza toccare nessuno virtualmente sul web. Questa roba qui è una roba che porta una marea di soldi, ci sono persone che guadagnano 20-30 mila euro al mese pulite. Sostanzialmente non toccando nessuno, e invece mostrando il proprio corpo ora. Davanti a questo, anche lì la reazione di una parte della, della politica, tra virgolette, anche se queste cose qui sono legali. Nel senso tu sei su una piattaforma, dai il 20% a questa piattaforma che è gestita peraltro da un ucraino. Eh, e, e però lo Stato sostanzialmente non incassa, cioè incassa poco. E, e cosa succede? succede che la reazione è quella di dire ah vergogna queste ragazze 23 anni sono su web se, se spogliano fanno sesso vendono anche lì e, però è un dato di fatto cioè è un dato di fatto che, le, che, che ci è una possibilità per una persona che guadagnava 1500 euro al mese 1000 euro al mese 900 euro al mese di guadagnarne 20.000 di fronte a questo o sei pragmatico e la accetti come cosa oppure ti metti in testa di fare la campagna moralizzatrice alla alla ganta alla <laughs> O alla Galeotti co, co, co. Di dire io a mignotte non ci vado perché se scherzando. sono adulte vaccinate, no, e vaccinate non decidono, ci vado perché fanno ho, che pare. ho una eh. modalità. Tu dici una modalità in cui mi devo, in, mi devo, devo avere un legame di un, di un certo tipo per fare sesso? è rimasto un Forse po' È <ride> la consumazione, no? Ma la consuma... no, bisogna uscire fuori dalla, dalla mentalità per cui la consumazione del sesso è, un, è, è negativa. Il sesso è una roba che certamente può essere consumato in vario, in vario modo però non è quello scusa. Beh, come no. no, non è quello. Perché io lo so assolutamente. Per me il sesso è una delle tante attività che uno può fare liberamente, la massima libertà che, che ci può essere. No, no, non c'è nessuna accezione negativa. Anzi, io sono so stato contento che tu venivi eh, proprio perché. Questo è un festival dei diritti e io credo che... Non mi parlare di diritti, va vabbè, mi danno fastidio. No, 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 no. La parola diritti mi dà fastidio. Eh, a te ti dà fastidio, a me no. La parola fastidio mi dà un fastidio enorme. La eh, non mi invitare mai quando fai vabbè, il festival vabbè, dei diritti. <ride> Se dovessi fare un freddo. Ti prego di non invitarmi mai. Ti prego, te lo ti scongiuro. Sì. Se io pe sento festival dei diritti, mi sento male. Eh, eh. Vabbè. Ormai parlano tutti di diritti e non vuol dire un cazzo. Eh, cioè parlano tutti, ah, dobbiamo avere eh, i diritti. Ma che diritti cosa? Quali diritti? Io vado ai pazzi, sento, ho sentito durante tutta la campagna elettorale. Dici, dobbiamo, noi siamo a favore dei diritti. Uno domanda, quali diritti? Boh, bo, no, no, i no, diritti no. dei gay, ma ci sono i diritti dei gay, non è che perseguitano i gay, non c'è il Ku scan in Italia. Cioè i diritti, ma quali diritti concretamente? Che vuol dire? Perché devi fare il festival dei diritti? Ci stanno, ce ne stanno pure troppi di diritti in Italia, purtroppo. Ecco, cioè. così, eh, si no, so. ma troppo non nei confronti dei gay, per carità. Ma, no, in no, generale sì. è tutto ma, diritti, è tutto normato, è tutto scritto, ma, è, tutto, è, esattamente... è tutto fonte possibile di tribunali. Di l'Italia è il paese dei diritti, eppure c'è qualcuno che ancora dice: Eh, dobbiamo avanzare nei diritti, Vabbè, comunque, ma su che dobbiamo avanzare nei diritti E' no, questa è la realtà. No, ma i piani sono di... questo, no, di no, eh... sanità ci fosse un'emergenza non c'entra niente con col... i diritti dei lavoratori, ma i lavoratori sono i più garantiti, <ride> sono i più garantiti quelli, eh... Cioè, quelli che hanno, sono, tranne alcuni, che portano, naturalmente. Eh, vabbè, che portano le cose a casa, vabbè. Non, no, è, ma non, è, come tu, non, non è come dici tu, non è come dici tu. No, è come dico, eh, io, sì, cioè, sì. Ti dico io, è come dico io, che quando uno insiste sui diritti è perché non ha un cazzo da dire. Vabbè, Posso dirti una cosa, se uno organizza un festival, questa è la realtà. Adesso non è una cosa contro di te, se uno parla di Ai, diritti è perché non ha niente da dire, questo è il motivo per cui la sinistra ha perso queste ve lo dico chiaramente perché ha perso queste elezioni, perché hanno parlato continuamente di diritti di niente. omosessuali, di immigrati, eccetera, questa è la realtà. Non poi uno la può mettere dicendo va benissimo. Per questa è la come no, hanno parlato beh, di continuo, cosa no? E poi Allarme, stai, cioè, questo, si questa, hanno perso perché non si so nemmeno di so organizzare. Vabbè, non ha di È uno dei motivi, È, dai. è uno dei motivi, io ma io non sopporto è una la maggioranza perché, perché se uno mi dice c'è bisogno di un diritto che è quello del padre di per esempio, facciamo un esempio concreto. Cioè, il padre Mettiamo Nicky Vendola, no? Niki Vendola ha avuto un figlio con la procreazione assistita, cioè con la procreazione assistita, scusate, chiaramente no, con l'utero in affitto. Sì, sì. Un po sì, sì, Vedi, tu sei oltre, voglio dire. No, no, ma ho avuto lapsus Addirittura, <ride> procreazione assistita omosessuale, bene, ottimo. Sì, era difficile, sì, diciamo. Allora, con l'utero in affitto, benissimo, io sono favorevolissimo, ma ultra favorevole. Molte, ma non lo, ma... lo fa in Italia. Ancora, vedi che tu sei su posizioni più conservatrici. Cioè, io eh, su questo qua sono non sono favorevole, di più. Dopodiché poi bisogna riconoscere una cosa, che per esempio persone come Bendola che... Hanno fatto della, della, no, dei poveri, il terzo mondismo, aiutare, eccetera. Devono essere coscienti che hanno fatto la cosa che è il top del capitalismo e dello sfruttamento del mondo, che è questo. Hanno fatto il top. Ass ma io sono d'accordo, ma io sono d'accordissimo. Come no? Mettere al mondo una persona e pagarla è il top dello sfruttamento, diciamoci la verità. Ma per me va benissimo, non dico che. So Ma vabbè. No, a parte che non ha detto mai questo, ha detto ha, ha detto ha detto non ha mai detto se ha pagato o non ha pagato. Ma io non lo so, comunque, comunque ha fatto, ma è la stessa cosa, è la stessa cosa, non cambia pagare o non pagare, è la stessa cosa. È la stessa cosa. Io non so esattamente credo che a qualcosa paghi comunque, paghi l'agenzia, paghi un'agenzia. L'amica di famiglia, non è che si presenta l'amica di famiglia e eccomi qui, non è così. C'è cioè un'agenzia, una procedura benissimo, uguale, ha pagato qualche cosa cioè dire, che cosa ha fatto? ha sfruttato, tra virgolette, una donna per mettere a mondo un figlio, me lo concederai o no? me lo concederai? ah, non l'ha sfruttato, un'amica, un'amica si è offerta per far fare un figlio a vendola ragazzi, non diciamo cazzate, dai, non è così ah, no, ha fatto una procedura legale riconosciuta, ma non è una liberalità da parte di questo ma certo che è legale chi ha detto che è illegale? Ah, non c'è sfruttamento del corpo di una donna in questo caso, non c'è, ma sfruttamento non nel senso negativo, non nel senso negativo. Non lo è perché... Non Dunque non è sfruttamento in quel caso, tu no, no, è una cosa fatta per amicizia, diciamo. Ah, per amicizia, benissimo. Se, se lei crede a questa cosa, lei è contento. Lei, no, ma lei può, anche, può essere, stato fatto anche come dice lei, ma lo sfruttamento esiste. Questo figlio da chi è stato messo al mondo? nella pancia, di chi è stato? In quale pancia è stato? Ma poi parla con me che sono favorevole, è incredibile, <ride> io sono favorevole, però no, no, io sono favorevole, ma non a negare la realtà. No, non sto calunniando niente, non ho calunnia, dov'è la calunnia? Io l'ho detto mille volte, qual è la calunnia? Spiegami, no? Qual è? Ma il mercato c'è, cioè, come me, ma perché dare alla parola mercato una cosa negativa? Perché io non do un'accezione un negativa, dunque la calunnia non c'è, dunque la. E certo, ma sono certo che è la cosa più capitalista. Ma che c'è di male nel capitalismo? Ma che c'è nel male? Perché odi il capitalismo, duro, non ho capito, odi il capitalismo. Ma c'è comunque la mercificazione, a parte... A, scusa, quella io posso dire che persino non pagarla, è persino ipocrita non pagarla, te lo posso dire. Perché è ipocrita non pagarlo, Una cosa del genere, che stai per nove mesi dentro, gli dovresti dare 200.000 euro, gli dovresti dare. Altro che 200.000 euro gli dovresti dare. Ma quello è un mercato. Vabbè, ragazzi, io no. Io... No, ma per carità, ma la tua idea io la rispetto, però dopodiché devi dire dunque non c'è mercificazione in quella roba là. Non c'è mercificazione, questa non è. però dire che c'è mercificazione, che io no... per... non. Non c'è stata la mercificazione. Però scusami, Nati, io... la mercificazione significa un pagamento. Qui no, non c'è stata no, la, mercificazione? la mercificazione è portare in grembo una persona per nove mesi. Ma perché lo consideri una mercificazione? Allora, perché? perché non è sei una... favorevole se certo penso. Che che ma io non do la parola mercificazione un'accezione negativa. Non penso che sia negativa invece, la mercificazione. io invece la darei sì, certo per esempio, sarebbe bene in Italia la legge alla canadese dove questo è vietato cioè La mercificazione, ma dove se la cosa è volontaria e non è mercificata, Poi è qualcuno ha pagato, Qualcuno è stato pagato? Un'agenzia no, non è stato pagato, sì. nessuno era no. un'amica di famiglia. Un'amica di famiglia, sì, un'amica Comunque, Comunque se ci fosse di mezzo un'agenzia, avrebbe pagato un'agenzia, ma avrebbe non, pagato un'agenzia. Qualcuno, ma, paga. non, ma non la gestazione o l'affitto dell'utero. come Sì, ma non c'è differenza. Non c'è differenza. È sempre, è? È secondo eh me, non... c'è. Non c'è alcuna differenza. Cioè bene, per... allora dillo però comunque come è stato, non come se fosse un'altra cosa. Benissimo, ma io sto dicendo esattamente quello che dici tu, solo che tu dai alla parola mercificazione, alla parola do ut des, un'accezione negativa quando c'è di mezzo il denaro perché pensi che il denaro sia qualcosa di, oddio, il denaro famoso sterco. Del diavolo, io invece penso che il denaro sia una forma di rapporti in cui si misurano dei rapporti e quel rapporto lì ha bisogno del denaro per essere misurato. Quindi, secondo te, pagare la pensione per i tuoi conti in diretta sì. oppure fare un accordo libero senza cosa? è uguale. È uguale, perché a parte, che io, a parte che io, lasciami credere che è una cosa molto marginale rispetto a quello che succede con Ludori in affitto, è molto marginale questa cosa qua, estremamente marginale, avrà trovato una, per carità, mi arrendo. Ma comunque lasciamo perdere il caso Vendola, che è un altro discorso, adesso lasciamo perdere il caso Vendola. Questa, vedete, la, vo la voce del popolo. La voce del popolo. però Forse ci siamo sbagliati su un termine, che è quello della... che è quello... io non stavo condannando nessuno, non stavo condannando nessuno. No, no, calunniosa... no, perché, perché non è in maniera assolutamente... non, non c'era nessuna calunnia, non c'era nessuna calunnia. Ho detto che c'è stato... ho detto semplicemente questo, che ha fatto un atto Comunque sia, pagato o non pagato, che è il top dello sfruttamento capitalistico inteso da lui così, perché lui ha sempre fatto di queste battaglie, che è quello di mettere al mondo una persona non potendolo fare ma utilizzando un'altra donna, perché di questo si tratta, ragazzi. Non è che ha utilizzato una, un camion per fare una, un bambino, no, ha utilizzato una donna, sì o no? L'ha utilizzato o no per fare un bambino? Ammetterai che l'ha utilizzato o no? Levate la mascherina, se no non rispondi. Eh, eh, eh. L'argomento è diverso, l'ha utilizzata una donna per fare un bambino o no? Ah, l'ha utilizzata, come che c'entra? Eh, se l'ha utilizzata, l'ha utilizzata. Ah, era affascinata, sì. non l'ha utilizzata nemmeno, sì. Utilizzata. Adesso vorrei farti notare che hai utilizzato un'argomentazione no, ma... un kantiana. Perché tu ti sei schifato dell'utilizzo, sei no. in piena contraddizione. E poi quando tu senti il popolo che ti dice qualcosa, eh, lo sapete, a lui da piccolo il piccolo demagogo, a me il piccolo chimico, a lui il piccolo demagogo. No, ma io, ma io in realtà adesso sto scherzando, cioè sto scherzando. No, ma insomma, a me piace il confronto, eccetera. però se uno si mette a dire io sono la verità. E tu non sei la verità, me incazzo, cioè, per cui non è questione. Io posso adesso i, i, i termini del rapporto. Lei, che sarà il cugino di Vendola li conosce meglio. Io no come scusi? sì sì mi informerò sui termini del rapporto ma non cambia il ragionamento il ragionamento non cambia io penso che sia lo, uno sfruttamento e non do la parola sfruttamento un'accezione negativa invece tu sì, io no lo io no, per me no io sono a favore dell'udere in affitto anche a pagamento tu invece sei a favore dell'udere in affitto ma ipocritamente lo sei nel caso in cui una donna lo faccia gratis cosa che riguarda lo 0,00001% della popolazione questa è la realtà Dunque, sei a favore di una cosa residuale che è frutto di ipocrisia perché chi lo fa sfrutta lo stesso una donna. Ma siccome è comunista, siccome è comunista ed è, è, è va benissimo, <ride> e va benissimo essere comunisti, dice voglio trovare una donna che lo fa gratis perché altrimenti sarebbe sfruttamento, ma è sfruttamento uguale. Allora, è ma io sono a favore? Poi perché mi devo incazzare? Sono a favore di quello che ha fatto, <ride> mi fa incazzare? Ma io sono a favore, questo è il punto. <ride> tu sei contrario, io sono a favore. Ma va, ma va benissimo, viva il Canada, ma che ti devo dire? Viva il Canada, io sono a favore. Ma sono a favore anche di quello... Ma va benissimo, io sono... Avvi... E viva, e viva Vendola, dico, e viva il Canada. Che vuoi che... Però bisogna dare al... un nome alle cose, perché altrimenti siamo nel campo dell'ipocrisia, dell se non diamo un nome alle cose, no? Se non diamo... No, non sto girando intorno. Mi piace discutere, non sto girando intorno. Le parole sono, sono quelle, però. è lo sfruttamento... Ah, non ha sfruttato nessuno per fare... Non ha sfruttato nessuno? Non ha sfruttato... Io, mi... Io vado ai pazzi. Guarda. Non ha sfruttato nessuno per fare un figlio? Non ha sfruttato nessuno? Non ha sfruttato... Bene. Ma va bene, per carità. Scusate, vogliamo fare un test qua? Non è che Beh, sono tutti... Te... <ride> Scusami, come ti chiami? Lei come si chiama? Come si chiama lei? Paolo Errici pa... No, di nome, di cognome... Paolo. Scusi Paolo, posso fare un test qua? Non è che sono tutti favorevoli a me qua. Cioè, secondo voi... Al di là dei soldi è sfruttamento o no? Alzi la mano chi dice che è sfruttamento. No, ma, ma basta, punto. secondo altri no, e siamo tranquilli eh. 60 e 40. Riusciamo a uscire da questo. <ride> Usciamo da questa strada senza Adesso, non mi, senza... Port senza non mi portare l'internet come esempio, perché non è che apri internet, trovi una cosa e va bene, eh. Cioè, No, vabbè, ma vabbè. quello è un altro discorso, non ce ne frega niente. Riusciamo a andare verso la chiusura. No, ma non mi ricordo dove avevano iniziato, dove era partita questa eh, cosa qua eh, di Vendone. Boh. No, no, eh? A di là fuori tu, eh. no, non mi ricordo l'uter in affitto. Ragazze, no, io sono, no, ripeto, no. io sono favorevole, sono favorevole, però vedo che anche a sinistra Sull'Udere in affitto, che è quello che, che è fatto di tante possibilità. Quella, probabilmente quella che diceva Paolo, ma anche altre, altre situazioni diciamo, in cui in realtà ci sono i soldi, che ci sono sempre comunque quando si fa una cosa di questo tipo, io sono molto favorevole perché penso che, che, che per esempio... Quando viene fatto a pagamento, sia la possibilità per molte persone nell'Europa dell'Est, eccetera, per svoltare, tra virgolette, no? poi deve essere fatto con i crismi. Vabbè, lei pensa di no, per me sì. Che vuole che le dica? Cioè, Scusa, che... se andiamo verso il finale, poi vi telefonate un attimo poi no, e, e chiudete il dibattito. Io ci metto passione nelle cose e discuto in questo modo, eh? Non eh volevo... Ma anche Paolo, eh, uno, uno tosto, ti posso garantire, lo conosco da un po' di anni. Andando verso la fine, un paio di domande sul tuo governo di, di, di che centrodestra no, no, che è... Il liber... mio non è mio, no, no, ma... sto... è anche il tuo. Insomma, mica tanto. E... È anche il tuo, è quello di tutti. E eh, certo, eh, 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 come eh, era prima quello di Draghi, era quello di tutti. Come se fosse stato uno di sinistra, sarebbe stato di tutti. Avesse vinto Letta o qualcun altro... Chiunque avesse. Come, avrebbe, avremmo, da, avremmo detto è il governo scusa, italiano per adesso, se... perché ha vinto la Meloni dobbiamo no, il mio va governo benissimo. non il tuo. È il governo italiano. L... L... Come vede. Per... Su alcune tematiche ci potrebbero essere delle aperture di questo governo. Per esempio, Salvini è d'accordo con te? Con la, 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 la... Eh? Su che cosa? Sulla legalizzazione della prostituzione, in quel senso ma no, che dici. Ma no, tu? ormai se l'ha dimenticato. No, no, no. Ah, se l'ha dimenticato. Comincia cominciato a esibire le Madonne, le cose. Le... <ride> Cosa penosa. Cioè, oh, però la, la ti ricordi che lo diceva. Martiano. Lo diceva adesso, non lo dice più perché ha imbracciato. Comunque, messo. come vedi il. Invece di, di girare melone, con il Fibonacci da facevo tempo gira con la Madonna al collo. Però. Come vedi questo governo nuovo. Non lo so, è, cioè, è una domanda, che, è una domanda che, non, che non ha risposta, nel senso che non. ci sono tante cose che possono succedere, come sai. No? la scorsa legislatura c'è stata. Sono cambiati tre governi. Di tutti i colori, ah ma. sì, ma non, non c'è nulla di prevedibile. È un po' più complicato adesso immaginare altre maggioranze oggettivamente perché i numeri so, cioè, non ci sono, i numeri per altre situazioni, no? Al Senato balleranno un po', ogni tanto balleranno ci un po'. Ci può essere qualcuno che va in soccorso, tutto lì. Sì, ma sono cose che riguardano la politica, la gente, il politichese, la gente non gliene fotte nulla. La gente oggi vuole risolvere problemi concreti, la, le bollette, queste cose qui e non, non è che pensa a questi Beh, giochi parlamentari. Invece, una domanda su quanto andrà avanti la zanzara secondo ma non me. lo so boh, finché, eh, lo so, eh, finché Paolo vuole no, no. <ride> una volta ho parlato con l'avvocato di Vendola di questa roba qua a oh. Bari no vero io mi fisso su queste cose quando mi danno, quando, sapete quando mi fisso io, no? mi piace discutere, mi fisso quando mi dicono hai utilizzato un'espressione calunniosa, lì vado ai matti, perché non c'è alcuna calunnia al contrario, non c'è alcuna calunnia nel dire, a meno che uno proprio non sbagli, se ho detto che ha pagato, a parte che pagato io non ho detto che ha pagato la donna, ha pagato perché comunque ha pagato, dunque non c'è alcuna calunnia. Con questo non c'è dubbio. Il problema fondamentale è che io la vedo come una cosa positiva perché penso che si possa utilizzare il denaro quando uno lo ha e non bisogna essere ipocriti anche per queste cose qui. Se uno vuole avere un figlio e vuole utilizzare il denaro, so che molti di voi non sono d'accordo, però io sono di questa posizione qua, lo può utilizzare, può andare in Canada, non è che ci vanno i poveracci in Canada a fare il figlio, in Canada ci vanno le persone che se lo possono permettere, ma è giusto che sia così. Non mi attaccare perché io penso che sia giusto. Io lo abbraccierei fortissimo. Era un discorso per dire che il padre di Vendola ultimamente lui ha sollevato come il, padre, come, come il padre di Vendola, il padre del bambino di Vendola, come quello di Tiziano Ferra. Hanno sollevato un problema reale che è quello del riconoscimento dei diritti perché siccome possono entrare in Italia, ma in realtà il figlio è solamente eh, diciamo, iscritto come figlio di uno dei due. No? Il, 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 il partner non è Diciamo, non, ha, non è riconosciuto come padre, no? Padre pure quell'altro, diciamo, vabbè, quello che avete capito. Non è riconosciuto come padre del bambino e dunque potrebbe avere meno diritti nel caso in cui al figlio succedesse qualcosa. Bene, questo secondo me invece è un problema concreto che uno dovrebbe risolvere, cioè se, se in Canada quei due sono padre e padre, diciamo, sono genitori del figlio, secondo me anche in Italia dovrebbero essere genitori del figlio, con gli stessi diritti che ha in Italia avendola col padre, eccetera dunque Io sono d'accordo con Mendola su questo. Dunque, non, non sto calunniando. Ma sei quasi innamorato di Mendola? No, ma non sono innamorato perché, però bisogna, dare, non è il tuo tipo. però, bisogna dare un nome alle cose. Non è che si può essere ipocriti e pensare che, eh. che uno fa un figlio, volemo se bene. Non è così. Cioè, cioè, non è... Io andrei verso la chiusura. Se, 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 se spieghi come funziona certo, adesso. Andiamo un attimo sul palco, Sara. Ci sono dei piccoli no, doni. Le... No. Dopo sentiamo se c'è. Dopo, no, quando, quando domande, vengono qua certo. ci parli, no, non no, riusciamo più. Sara. Sara. Sì, Sara. Ah. No. Andiamo in chiusura perché è oltre un'ora che stiamo giocando. È mia, il mio culo. È il mio culo. No, è il mio, lo volevo vedere, no, credo se vuole io lo faccio vedere no sto scherzando è il mio è il mio fatto in con molto photoshop no 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 ma no, perché è truccato? Non ho che... <ride> capisco che però non è che deve essere non tutti hanno il culo insomma <ride> di questo livello <ride> guardi è vero Può sembrare quello di un ragazzo più giovane, diciamo, quello è sicuro, però sono io. Mi mantengo abbastanza bene, spero di mantenermi abbastanza bene. Nonostante i miei 56. Ti, al, scusate di. di io che... le insiste ancora. Eh, non lo dovete provocare perché non, non usciamo più stasera. Non usciamo più da, da questa sede. Eh, eh. Perché mi hai fatto venire qua? Mi sono incazzato? Ma non lo so. <ride> Già passo tutti i giorni a incazzarmi. Pure stasera mi ha fatto incazzare. Paolo però rida un attimo, non ride lei. Non ride, rida ogni tanto, no, non ride nemmeno. Sì? Dave un microfono un attimo. Oh, mio, mio, Come non dire... se ne esce più Come non se qualcuno? Più. Che palle, oh, che palle. Scherzo, dai Paolo, dai. Allora chiuderei, ti diamo due cose, Niederbase, che ti porti a casa e poi facciamo il firmacopie. Chi ha il voucher può prendere le... le, 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 le... Quello è vino delle Parmonawe. No, anzi... quella è Cotarella, c'ha cioè presente, sì. E queste sono due... Sì. Grazie a te. Eccoci. Ah, ecco. Non te sì. dillo però che andiamo 俺のやつは。<laughs> <laughs>